Nel suo libro si parla di viaggiatori inattesi. Chi sono? Dunque, io ho scelto questo titolo perché mi è sembrato evocativo, diciamo, di una condizione umana, insomma, ecco, che tutti noi sperimentiamo. In fondo la vita è un viaggio. Però certamente ci sono alcune persone che arrivano e sono inattese. Nel caso nostro, soprattutto, stiamo parlando di persone con disabilità. Quindi il loro normalmente è un arrivo inaspettato, la disabilità è sempre qualcosa di inatteso, di inaspettato. Tuttavia sono viaggiatori, ecco, come noi, ecco, e quindi debbono essere accolti e la loro condizione, diciamo, deve essere quella di persone che sperimentano un viaggio esistenziale al di là di quella che è la loro condizione di partenza. Lei afferma che esiste un rapporto diretto fra l'immagine che si ha dell'altro e i comportamenti che adottiamo nei suoi confronti. Che cosa accade quando la persona che abbiamo davanti è appunto inaspettata, poiché diversa da noi? Ma la diversità, crea sempre disagio, disappunto, perché in qualche modo noi ci rispecchiamo in un altro che è come noi, ma non è come noi, come dice Moscovici, cioè è una persona, è un essere umano, ma ha delle caratteristiche in cui facciamo fatica a riconoscersi. E quindi questo rispecchiamento diventa un rispecchiamento a volte problematico, a volte faticoso, insomma. Ed è intorno a questo rispecchiamento che spesso si creano i pregiudizi, cioè si immagina che l'altro, per le sue diversità, sia completamente diverso da noi. Accogliere la disabilità, accogliere i viaggiatori inattesi, significa proprio avere, diciamo così, l'attenzione ad uno sguardo che non sia uno sguardo pregiudizievole, insomma, ecco, che sappia guardare veramente alla persona e non ai suoi aspetti esteriori, alle sue mancanze, alle sue debolezze. Lei parla di bisogni di normalità. Qual è il ruolo degli operatori nell'inclusione sociale delle persone con disabilità? Ah, io dico che tutti noi abbiamo dei bisogni di normalità, disabili e non. Abbiamo il bisogno di essere accolti, di essere amati, di essere educati, di avere un progetto di vita, di avere dei ruoli sociali, nel mondo, di avere un'identità. Ecco, sono bisogni che valgono per noi e quindi valgono anche per le persone disabili. Forse per le persone disabili c'è bisogno, rispetto a questi bisogni di normalità, di un maggiore sostegno, di un maggiore accompagnamento. Ecco, allora io immagino il ruolo, diciamo, degli operatori sociali, degli educatori, degli psicologi, insomma, di chi ha una funzione di cura, insomma, verso queste persone, come appunto, una funzione di accompagnamento verso questi bisogni verso queste normalità sostanzialmente. Ecco, mentre fino a pochi anni fa, diciamo, questi ruoli venivano interpretati solo in modo o assistenziale o addirittura segregante. Ecco, oggi il compito degli operatori è essere dei mediatori verso la vita, verso i ruoli, verso la normalità sostanzialmente. Perché afferma che oggi l'integrazione è indifesa? Beh, io ho scritto questo libro proprio anche sull'onda di una sorta di, come dire, indignazione, ecco, perché in questi ultimi anni, tra l'altro, credo che giustamente Andrea Canevaro abbia scritto che il primo pregio di un educatore è la capacità di sapersi indignare, ecco, di fronte alle ingiustizie che ci sono. Ecco, io ho colto in questi ultimi anni una certa difficoltà rispetto ai processi di integrazione delle persone disabili, questo sia per quanto riguarda l'integrazione scolastica, quella verso il lavoro. Nonostante nel nostro paese in questi 30 anni si siano stati fatti dei passi avanti straordinari da questo punto di vista, però in questi ultimi anni mi pare che ci siano degli scricchioli, insomma, ecco, su questo versante.
E quindi insomma ho anche voluto un po', diciamo, lanciare un grido d'allarme rispetto a questo pericolo di un'integrazione che viene messa in discussione, magari trincerandosi dietro il fatto che le risorse economiche, finanziarie stanno diminuendo, quindi in qualche modo poi si diminuiscono i servizi, si diminuiscono gli operatori. Insomma, in generale il clima è quello di una minore attenzione rispetto ai bisogni, appunto, di integrazione sociale delle persone con disabilità. Io credo che questo sia un grave pericolo perché, diciamo, il benessere di una società non si misura solo attraverso il PIL, ecco, ma come ha scritto qualcheduno, si misura sulla solidità del pilastro più debole, diciamo, che regge il ponte della società, insomma. Ecco, quindi pare che in questo senso dobbiamo avere un po' di attenzione, più di quella che in questo momento stiamo dimostrando verso questi temi, insomma.